mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onore, giudizio nel giorno tremendo, sulle nubi del cielo verrai, piangeranno le genti vedendo, qual trofeo di gloria sarai. Acclamiamo con tutto il cuore. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentore. Gloria a lui, del nostro tempo, spogliati della loro dignità. Soccorrici nella nostra povertà e coprici con il manto della tua misericordia. Preghiamo. Signore, dall'alto della croce raduni tu. Santa Madre, devi fare che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Chiudo in un dolore atroce e mi lascio un po' la croce. Dolce Madre di Gesù, insieme. Santa Madre, devi fare che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Il tuo cuore desolato fu in quell'ora trapassato dallo strazio più crudele. Santa me, quanto triste, quanto affranta, ti sentivi, o Madre Santa, del Divino Salvatore. Santa Madre, devi fare che le piaghe del Signore. Con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Quando siamo attratti a cercare ciò che è comodo. Resta con noi, Signore. Quando ci accontentiamo per non impegnarci. Resta con noi, Signore. Perché sentiamo il desiderio di approfondire le cose per capirle meglio. Resta con noi, Signore. Quando non abbiamo la forza per reagire. Signore Gesù, perdona gli oltraggi fatti alla tua umanità santissima. Preghiamo. Santificate.
mette una linea di dentro e non mi sa cosa è la sua. Perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non hanno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti. Eccoci qui, Signore, rivolgendo lo sguardo a Gesù crocifisso, uomo Dio, sentiamo tuo figlio più vicino a ognuno di noi e alle nostre famiglie, perché tante sono le cose che ci accomunano. Il Santo Padre Benedetto XVI ha detto: la croce di Gesù è il segno supremo dell'amore di Dio per ogni uomo, è la risposta sovrabbondante al bisogno che ha ogni persona di essere amata. Ma in fondo, la famiglia non è il primo luogo in cui noi abbiamo sperimentato l'amore, il luogo a cui ciascuno fa ritorno per soddisfare il proprio desiderio di amore? La vita che il Signore le dona. Gesù ha rinunciato a se stesso per tutti noi, fino a dare la propria vita per amore, mettendosi al servizio dell'intera umanità. L'umiliazione raccoglie in sé tutte le difficoltà e le tribolazioni che le nostre famiglie, in diversi modi, si trovano ad affrontare. Ma come quel crocifisso è anche l'immagine della gloria che verrà dopo l'attesa nella risurrezione, così la fatica di ogni famiglia prelude alla gioia dei frutti che essa potrà cogliere, se saprà perseverare nella speranza, se saprà perseguire la via del perdono, se saprà attendere i tempi della grazia. Come Maria ha seguito il figlio sulla via dolorosa, non comprendendo le ragioni di una simile tortura, impotente di fronte allo strazio che... Mm-hmm.
seguendo il crocifisso miracoloso della nostra città e della nostra diocesi di Taranto, innanzitutto il nostro filiale saluto va a Papa Francesco, nuovo nostro pontefice. La grazia di Dio ci ha esaudito, ci ha dato un buon pastore secondo il cuore del Signore, semplice, umile, amico dei poveri e quindi segno della salvezza di Gesù per tutte le genti. Saluto i sacerdoti religiosi, religiose, diaconi, saluto le autorità politiche della magistratura e le autorità militari, saluto tutti voi. Come vedete, carissimi fedeli, il vostro arcivescovo non solo non toglie e non tocca le processioni e i riti della Settimana Santa, ma ne aggiunge altri come questa solenne processione popolare. Vogliamo essere discepoli del Signore. Così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano
chiesa diocesana, guidata e sostenuta dalla fede e dalla testimonianza del nostro vescovo Filippo, sia solidale con i bisogni e le necessità degli uomini del nostro territorio, prendendo su di sé le fatiche e le attese di tutti gli uomini, come Gesù crocifisso, che prese su di sé la debolezza dell'umanità. Preghiamo. Per i moderatori della vita pubblica, illuminati dalla grazia di Cristo crocifisso, che ha offerto la sua vita per la salvezza di tutti, vivano il loro impegno con senso di responsabilità, nella continua ed unica ricerca del bene comune. Preghiamo. Per il mondo del volontariato, senta la comune gratitudine per l'opera svolta in favore dei malati e dei poveri, e che con generosità continui a contribuire alla costruzione di una società che mette al centro di ogni pensiero e attività il più debole e fragile, senza mai avvertire scoraggiamento, come Gesù crocifisso, che non si fermò sulla via del Calvario. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti gli uomini e le donne della nostra città e della nostra provincia, guardando a Gesù crocifisso, stoltezza e scandalo per chi non crede, possano ritrovare la forza interiore, la speranza della vita e lo slancio di cuore necessari alla costruzione di una società giusta, equa e solidale, in cui è vinta ogni forma di differenza, egoismo, divisione e contrapposizione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, artefice e creatore di tutto l'universo, nella tua infinita misericordia hai sacrificato il tuo figlio per la salvezza dell'uomo. Umilmente ti preghiamo, metti nei nostri cuori gli stessi sentimenti che furono di Gesù, il quale non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con te, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo. Fa che tutti noi, guardando a lui trafitto per noi, impariamo a farci custodi e servi gli uni degli altri. Aiutaci a comprendere che il vero senso della vita sono l'amore e la gioia che doniamo agli altri, e non quello che possiamo ottenere per noi stessi soltanto. Imprimi nei nostri cuori e nelle nostre vite lo stesso amore che spinse Gesù a stendere le braccia sulla croce, segno di perenne alleanza, affinché siamo capaci di ridonare al mondo intero lo splendore di una civiltà costruita sull'amore e sulla gioia della fede per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso con la reliquia della Santa Croce benedirò tutti i presenti. Che questa benedizione sia remissione dei peccati, impegno del cuore a seguire Gesù, ad amarlo, a dirgli di sì, a lasciarsi guardare da lui. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Vediamo, grazie a Dio. E prima del canto finale, vogliamo dal profondo del cuore acclamare il nostro Signore, il nostro Salvatore Gesù Cristo, nostro Redentore, nostra vita, nostra speranza, speranza della città, speranza della diocesi, di tutto il nostro popolo. Salvaci, Signore. Con tuo infinito amore, Madonna addolorata, accompagna e proteggi la nostra diocesi e la nostra missione. E insieme con il Signore noi vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo momento. Thank you.
anche. Lo sapete passare, un Grazie.